occasione siamo qui riuniti per ribadire la nostra voce, in quanto il movimento sociale è una forza politica e sociale a tutela dei cittadini in genere. Non dimentichiamo che noi abbiamo una tradizione solida, nata nel 1946 e che ha avuto poi l'epilogo nei grandi nostri maestri che si chiamavano Mirante, Raudi e tanti altri, che comunque ci hanno insegnato quello che erano poi le linee essenziali del fascismo e del post-fascismo. Naturalmente qua non facciamo un'apologia né del fascismo né del post-fascismo, però abbiamo noi, la nostra fiamma rappresenta l'unica e vera forza della destra sociale, da non confondere con altre destre che si presentano, come la ex Alleanza Nazionale, che era liberista e che ha avuto tante connotazioni di accordi da addirittura oggi tradite se stessa, in quanto pare che adesso si mischi con anche accordi sottobanchi con la sinistra. Cosa vuol dire destra storica e destra sociale? La destra sociale è la destra che ha sempre salvaguardato e tutelato le masse della società civile contro quelle che poteva essere la egemonia della globalizzazione, quella che poteva essere la egemonia dei potenti e delle forze del capitale. Quindi noi con molto orgoglio e molta dignità abbiamo fatto degli sforzi inauditi per fare in modo che la nostra fiamma rimanesse sempre viva come contraltare a tutte le lotte che oggi esistono, che poi loro rappresentano una medaglia dalla doppia faccia, quella che viene cosiddetto si viene a nominare come consociativismo, che è una parola che vuol dire, fanno vedere che fanno gli interessi di uno, però fanno soltanto i loro interessi. Noi, diciamo, il nostro programma per quanto riguarda Napoli, per quanto riguarda l'Italia nazionale, è un programma già ben risaputo a tutela dei giovani, soprattutto con il salario minimo garantito, attraverso contro le privatizzazioni dell'acqua, che appunto ce la volevano anche togliere, che noi con tutte le nostre forze siamo per che rimanga un bene sociale. Parentesi, già l'acqua ha un costo molto elevato, con le privatizzazioni noi arriveremo a costi effettivamente proibitivi. Quindi mantenere sempre questa fiamma significa essere gendarmi, essere sentinelle al malaffare di quei maggiori partiti che oggi esistono, questo famoso bipolarismo che si è rivelato fallimentare, in quanto notavo che solo a Napoli, che è una grande metropoli, nella lista per esempio di Lettini, che è la destra centrodestra liberista, ci sono qualcosa come 10 sottoliste. Allora mi domando, l'italiano medio dovrebbe capire che è una presa per i fondelli, perché hanno tentato di abolire i partiti di idee, i partiti di opinione, come i partiti socialisti, i partiti liberali, eccetera, per poi dopo ricreare attraverso un bipolarismo inesistente invece parimenti delle forze frammentarie. Perché abbiamo le forze frammentarie? Perché ognuno vuole un tornaconto. Noi invece lo diciamo, il tornaconto noi non lo vogliamo, perché se noi abbiamo la tutela della classe sociale, ognuno di noi avrà il minimo indispensabile a discapito delle classi forti. Quindi io mi auguro che questo movimento sociale a Casoria possa avere un'affermazione quantomeno decente per fare credere alle altre formazioni politiche la nostra esigenza e la nostra presenza,
che, ripeto ancora, è stato uno slogan della mia campagna elettorale, in quanto il movimento si presenta come il gendarme al malaffare del consociativismo che attualmente impera in Italia. Passo la parola a...